Bentornati, bentornati in nostra compagnia, ancora il 13 di Antenna Sud, ancora labirinti, un ultimo giro di campo per capire che aria tira, per capire che estate sarà questa per la politica non soltanto pugliese, ma anche per capire che stagione è stata fino a questo punto e che cosa ci attende nelle prossime ore. Ore convulse a tutto tondo, vale per Ilva, vale per TAP, vale per la regione che si avvia a chiudere con il rendiconto e con l'approvazione dell'assestamento di bilancio, una stagione ruvida per certi versi spigolosa per Michele Emiliano, ma è un giro di campo nel quale vi abbiamo fatto ascoltare le voci dei primi cittadini eletti, nel quale abbiamo scandagliato le sorti del centrosinistra e del centrodestra. Con noi oggi c'è Antonella Laricchia, consigliera regionale in quota ai Pentastellati, grazie per essere con noi. Grazie a voi, un saluto a tutti. E allora, che stagione è stata per la Puglia e per il Movimento 5 Stelle? Si è aperta da un punto di vista strettamente politico con i travagli delle parlamentarie e si sta chiudendo in queste ore con l'assestamento di bilancio in regione, di mezzo le politiche, di mezzo il cappotto delle politiche, poi le amministrative. Che stagione è stata? Siamo in un momento di passaggio importante. Il Movimento 5 Stelle è il governo di questo paese, finalmente con un governo del cambiamento, rispettando pienamente le promesse fatte in campagna elettorale. In questo caso in particolare ci riferiamo al fatto che avevamo detto che se non avessimo avuto i numeri sufficienti per governare da soli avremmo fatto un contratto in maniera trasparente con chi ci stava, e quindi in questo momento siamo al governo di questo paese con la Lega, ma in regione non è così. In regione siamo all'opposizione e quindi vediamo diversi settori, dalla sanità all'agricoltura al sociale, con il reddito di dignità tanto decantato da Emiliano ma con tantissimi problemi di cui ci parlano molti cittadini, che appunto ancora non si risolvono. Quindi siamo, ripeto, in questo momento delicato in cui abbiamo tante prospettive di cambiamento a livello del governo centrale, pochissime a livello del governo regionale. Andiamo per ordine, perché già così abbiamo messo sul tavolo una serie di questioni. Il contratto di governo nazionale non è esportabile sui territori, no? Glielo chiedo perché nelle scorse ore Luigi Di Maio dalla Basilicata ha respinto di fatti al mittente i corteggiamenti di un pezzo di centrodestra che da quelle parti auspica il ritorno al voto in tempi brevi, ma glielo chiedo anche perché nei prossimi mesi si aprono le contese a Bari come a Foggia. C'è persino chi dice in parti di campo che non sono quelle rigorosamente tradizionali, quasi quasi un contratto giallo-verde. Non è replicabile negli altri livelli istituzionali. Quello che è successo a livello parlamentare è necessario per via della legge elettorale e del sistema anche parlamentare, quindi democrazia parlamentare che abbiamo in Italia. Come già stato detto, noi ci sentiamo fortemente alternativi a tutte le altre forze politiche, compresa la Lega, con la quale c'è un contratto, proprio perché non un'alleanza. Il contratto si fa tra persone tra cui non ci si fida in qualche modo, no? E quindi si stipula un contratto in cui si decide e si mette nero su bianco che cosa fare insieme, perché è necessario per quell'obiettivo mettersi insieme e fare insieme determinate cose. Questo abbiamo fatto in Parlamento, a livello regionale non ha alcun senso, a livello comunale ugualmente, perché le leggi elettorali permettono a chi vince di amministrare assolutamente da solo. Lei il timore che questo a un certo punto diventi un governo a traino Lega non ce l'ha nemmeno un po'? Io ritengo che il Movimento 5 Stelle nel tempo stia dimostrando assolutamente quanto sia affidabile. Rispetto ai dubbi che potevano esserci inizialmente, è una forza politica, no? Nei confronti di una forza politica assolutamente nuova, il Movimento 5 Stelle sta dimostrando tanta affidabilità e soprattutto tanta coerenza. Stiamo facendo quello che abbiamo detto in campagna elettorale, non stiamo smentendo nulla. Di conseguenza ritengo che più andremo avanti, più il Movimento 5 Stelle dimostrerà la sua affidabilità. Alle amministrative invece com'è andata? Era già la fase nella quale eravate forza di governo in qualche misura, però siete rimasti fuori dalle partite più grandi, almeno qui in Puglia. Se l'aspettava, l'aveva messo in conto a Brindisi, ad esempio, l'aveva messo in conto in quei termini? Sì, noi siamo... O il movimento sconta ancora un gap di radicamento territoriale? No, in realtà noi siamo consapevoli di una crescita continua del movimento, anche a queste amministrative. C'è stato comunque, nei paesi in cui ci siamo presentati per la seconda volta, sostanzialmente una crescita. Ma quello che succede sempre nelle amministrative è la difficoltà del movimento che va da solo, che non fa coalizioni con nessuno perché non vuole vincere a tutti i costi. Vuole, una volta che appunto la vittoria arriva, vuole poter governare, e per farlo deve essere da solo e non legarsi in mega coalizioni come ha fatto ad esempio il presidente Emiliano, e le cui conseguenze le vede ogni giorno che passa questa legislatura. Quindi è ovvio che vincere è sempre molto difficile. Noi vogliamo essere chiari su questo e chiediamo l'aiuto di tutti i cittadini. Chi vuole che il Movimento 5 Stelle continui l'attività di cambiamento a tutti i livelli deve essere consapevole che la vittoria non è molto semplice, ma una volta che accade, ed è accaduta tante volte, anche in Puglia abbiamo 6 comuni amministrati dal Movimento 5 Stelle, beh, in quel momento è libero
assolutamente di governare non deve accontentare nessuno. Quindi quello che è accaduto è lo scontro tra il Movimento 5 Stelle da solo con tutte le altre forze politiche che si riuniscono in mega coalizioni. A Barletta c'erano 10 liste che formavano un'unica coalizione. Di conseguenza, ripeto, è più difficile ma non impossibile. L'ultima è Crispiano che batte bandiera pentastellata. Citava il governatore Michele Emiliano nel day after delle politiche a voler riavvolgere il nastro. Era stato proprio lui a dire occorre fare un governo con i 5 Stelle, occorre fare un accordo in questo senso. Lui lo diceva ai suoi, ai democratici. A risentire la contesa di qualche giorno fa con il ministro Renzi sembra passata un'epoca. Dunque, Emiliano purtroppo dice a chiunque di voler appunto fare un'alleanza o un governo con loro. Non è solo nei confronti del Movimento 5 Stelle che ha fatto queste avance, qualche giorno dopo poi indossano le magliette dell'estrema destra. È una persona ormai alla ricerca di alleati perché evidentemente ha perso qualunque forza nel suo stesso partito. Di conseguenza non darei molto peso purtroppo alle sue parole, non le ritengo, ripeto, affidabili. Quindi quello che è successo poi con la Lezzi è la naturale conseguenza di un ministro che a un certo punto non ce la fa più rispetto a un governatore che preferisce certe sceneggiate su Facebook rispetto ai percorsi istituzionali che questo governo ha aperto, perché ricordiamo che lo stesso Emiliano ha detto che da questo governo ottiene quell'ascolto che non riusciva a ottenere neanche dal suo stesso governo, cioè dal governo del PD. Per cui non si spiega per quale motivo a un certo punto senta la necessità di coinvolgere attraverso un post Facebook un cittadino che è dall'altra parte del mondo in questo momento, che non è al governo di questo paese, per parlare, per accendere i riflettori su un tema, per la sua ennesima sceneggiata, su un tema su cui questo governo sta invece già lavorando. Per cui, ripeto, questa amicizia di Emiliano nei confronti del Movimento 5 Stelle per me non è mai stata sincera e evidentemente non solo per me, ma anche la Lezzi e tanti altri lo stanno capendo, ma in realtà era chiaro anche a loro dall'inizio. Difatti poi su TAP la questione adesso è sempre meno politica e sempre più tecnica, tocca capire quale sia lo spazio di manovra ancora a disposizione. Notizia di qualche ora fa, l'ordinanza del sindaco Poti con la quale si vieta il prelievo di acque dai pozzi nell'area del cantiere. Certo, per il Movimento 5 Stelle quest'opera non è mai stata strategica, l'abbiamo definita così dall'inizio. Non è vero quello che si dice adesso, e cioè che il Movimento 5 Stelle sta comprendendo adesso la complessità dell'opera. Ci sono altre forze politiche, penso ad esempio ad Amati del PD, che in qualche modo rimproverano alla Lezzi alcune frasi cercando di strumentalizzarle. Io voglio ricordare a queste persone qui che ritengono che il Movimento 5 Stelle avesse già dei parlamentari nella scorsa legislatura e quindi fosse in grado di comprendere la complessità dell'opera già nella scorsa legislatura, che un accesso agli atti è stato negato all'attuale ministro Lezzi, allora parlamentare, perché a loro parere, a parere degli uffici del Mise, non era portatrice di interesse, quindi non aveva il diritto di avere accesso ad alcuni atti. Oggi questa situazione si è completamente ribaltata, quindi il Movimento 5 Stelle ha la possibilità di entrare in contatto, di avere a che fare con certi atti, con certe documentazioni che prima in qualche modo venivano negate. E quindi la nostra posizione è sempre questa, ma adesso si arricchisce di dettagli a cui possiamo accedere solo in questo momento. Dicevamo della contesa in quel di via Capruzzi, all'inizio della prossima settimana, lunedì nello specifico, si torna in aula, lo si fa per l'atto più politico di un'amministrazione che è il bilancio, un bilancio che si approva a dicembre, ma che in questa fase vede l'assestamento e la variazione di bilancio insieme all'approvazione del rendiconto. Due bocciature in commissione relativamente a entrambe le parti del documento finanziario. Da un punto di vista politico ha significato per un pezzo di maggioranza le barricate, c'è una nota dei capigruppo di maggioranza che dice Gianni Liviano e Mino Borracino di fatti si sono messi al di fuori di quel perimetro. Borracino si era messo al di fuori già ufficialmente qualche mese fa. Da un punto di vista tecnico ci arriviamo con la parifica della Corte dei Conti e con, da parte vostra, più di un dubbio. Che cos'è che non vi convince? Dunque, tanto per iniziare dobbiamo comprendere che cosa è accaduto con quelle bocciature. Queste bocciature che stanno avvenendo in commissione, che tra l'altro non è neanche la prima volta che accadono, però è la prima volta che accadono per un atto di bilancio che è uno dei più importanti, no, certamente, dell'anno, sono anche qui la naturale conseguenza di una politica che sceglie di vincere a tutti i costi, andando a presentarsi nelle competizioni elettorali, come ha fatto Emiliano nel 2015, con 8 liste. In quella maniera Emiliano cercava di assicurarsi il più possibile la vittoria, così era più semplice vincere, in effetti è riuscito a vincere. Noi siamo arrivati secondi con una sola lista. I problemi nascono dopo, i problemi sono tutti afferenti al
governare con queste 8 liste, perché poi queste persone, queste categorie di persone vanno messe d'accordo in qualche modo, ed è quello che adesso Emiliano non riesce a fare, e non riesce a farlo in tutti i settori, anche per quanto riguarda una semplice nomina, crea al suo governo tantissimi problemi. Questo è accaduto anche in questa fase. A noi non convincono numerosissimi esempi di come vengono spesi i nostri soldi. Uno degli esempi è sicuramente i vitalizi, fa parte di quei 40 milioni che ogni anno vengono dati al Consiglio regionale, ad esempio. Noi abbiamo proposto diverse volte di abolire i vitalizi agli ex consiglieri regionali per ricalcolarli con il metodo contributivo, andando a risparmiare 10 milioni di euro che possono essere un reddito di cittadinanza per più di 4.460 famiglie, per dirne una. Abbiamo proposto anche un diverso modo di smaltire i rifiuti sanitari a rischio infettivo, quindi speciali, che permetterebbero di risparmiare 4 milioni di euro all'anno. Ne abbiamo fatte tante, veramente tante, di proposte, soprattutto sui nostri soldi, ma non siamo mai stati ascoltati. Quindi questo rendiconto è il risultato di tante proposte del Movimento 5 Stelle bocciate, che avrebbero permesso un risparmio della spesa pubblica. Invece, per quanto riguarda questo assestamento, ci sono alcune cose che Però tutto sommato la Corte dei Conti dice che sul nostro di Cruscotto, a citare la dichiarazione dell'assessore piemontese, luci rosse non ce ne sono. Certamente ci sono delle osservazioni tecniche e delle osservazioni politiche da fare. Intanto, ovviamente, la Corte dei Conti ha fatto delle osservazioni in un primo momento e ha invitato la Regione ad essere più trasparente nella rendicontazione delle consulenze. Spesa farmaceutica in primis, anche su questo abbiamo fatto una proposta, ad esempio, perché incentivando la distribuzione diretta, quindi ad esempio con le dimissioni protette, che è una legge che esiste ma che non viene applicata nella nostra regione, quindi dare la possibilità a tutti i pazienti che si dimettono da un ospedale di avere immediatamente all'atto delle dimissioni i farmaci per la prima settimana fuori, insomma, dall'ospedale, permetterebbe anche questo l'abbattimento della spesa farmaceutica di un terzo. Approvata una nostra mozione, ma in realtà non ancora applicata. In ogni caso, ripeto, dal punto di vista tecnico anche noi spesso abbiamo detto che il bilancio da un punto di vista squisitamente tecnico era corretto. Questo non è merito di Emiliano, ma è merito degli uffici regionali che lavorano e in cui ci sono funzionari evidentemente molto in gamba, ma dal punto di vista politico ci sono tante osservazioni che si possono fare per una spesa migliore che noi abbiamo fatto, ma che purtroppo, su cui non siamo stati ascoltati, proprio perché l'amicizia di Emiliano non è così sincera come dice. In politica ci sono dei corteggiamenti più che delle amicizie. Certo, ci sono soprattutto anche molte pagliacciate, mi permetta di definirle così, ed sono quelle del presidente Emiliano che, appunto, ripeto, avremmo preferito che più, ad esempio, che proporci quei 3 assessorati, no, all'inizio di questa legislatura, avesse ascoltato e accettato qualcuna delle nostre proposte. Sarebbe stato più sincero, evidentemente ha cercato più che altro un titolo di giornale piuttosto che un modo di fare politica più utile per i pugliesi. Quelli tra l'altro servivano per la cosiddetta, per il cosiddetto riequilibrio di genere. Anche in quel caso la Puglia resta indietro rispetto ad altri fronti. A che punto stiamo? Qualche giorno fa c'è stata una proposta per la cosiddetta doppia preferenza nella legge elettorale, lo disse il presidente Loizzo qualche tempo fa, la Puglia è pronta, ci siamo. Allora, io ritengo che aprire le porte alle donne in politica non si faccia esattamente con le quote di genere. Ricordo anche qui un'azione del presidente Emiliano della campagna elettorale del 2015, quando decise che tutte le capoliste delle sue liste sarebbero state appunto delle donne. Nonostante questa azione, che appunto dal punto di vista mediatico indubbiamente era forte, in realtà poi non è riuscito a eleggerne neanche una. Adesso si è eletta, insomma, una donna, la Mauro Di Noia, che è entrata perché la Carra è passato dal Consiglio regionale al Parlamento, quindi tradendo, se vogliamo, i suoi elettori. Il problema è questo: il Movimento 5 Stelle, senza quote di genere, senza azioni mediatiche così forti, è riuscito ad eleggere in un primo momento 4 donne su 8, poi sono passate a 3 per una sentenza, insomma, che ha ricalcolato diversamente i seggi, e quindi di conseguenza cosa significa? Significa che le donne entrano se la politica è libera, se gli elettori sono messi nelle condizioni di conoscere tutti i candidati, e quindi scelgono di conseguenza, le donne quando meritano naturalmente passano. L'adozione di corsie preferenziali, come possono essere le quote di genere, non è esattamente quello che noi riteniamo utile, né per le donne, sinceramente anche io sarei offesa un po', insomma, come dall'essere donna. Dall'essere eletta in quanto donna, esatto, non in quanto credo persona che, meritevole a tutto sì, tondo. Credo che però i vecchi partiti debbano fare una seria riflessione sull'apertura delle loro liste, nel senso che piuttosto che creare correnti, che creare comitati, che fare una politica, insomma, che va poi a premiare alcuni piuttosto che altri, debbano lasciare campo libero a tutti, una politica magari con pochi soldi, esattamente come la nostra, e allora sì, vedranno le loro donne premiate e magari anche elette. Voi siete tra i più prolifici in fatto di emendamenti, e le maratone del bilancio ce lo insegnano e ce lo ricordano. A questo giro quanti ne state preparando e come li state incanalando? Dunque, noi stiamo preparando
in realtà poco meno di una decina di emendamenti in questa fase. Beh, rispetto ai 30 e ai 50 delle scorse tornate. Sì, sostanzialmente presentiamo 30-50 emendamenti in fase di bilancio di previsione. Di solito in bilancio di assestamento la manovra è un pochino più ristretta e ne stiamo preparando una decina, ci stiamo muovendo nella direzione del SIC ad esempio per l'area di Melendugno. Io anche sto preparando un emendamento per cercare di dotare di contatori singoli le case popolari dove attualmente la fornitura d'acqua è ovviamente a condominio, creando una serie di problemi perché quando c'è una famiglia che è morosa e non paga, la fornitura d'acqua viene negata a tutto il condominio, anche a chi ha pagato la tariffa. Ci stiamo muovendo insomma in questa direzione, quindi sempre dal punto di vista ovviamente della tutela dei diritti dei pugliesi. Intanto una commissione da voi presieduta, quella sulla legalità, è pronta a varare un testo unico, o difatti l'ha già varato, è l'auspicio della Presidente Rosa Varone che arrivi presto in aula in discussione. Dentro c'è il riutilizzo dei beni confiscati a fini sociali, che altro c'è in questo testo unico? Ci sono numerosi aspetti. Sono 29 articoli complessivi. Sì, esatto. Io sono molto grata al grande lavoro che ha fatto Rosa Varone, tra l'altro con tantissime difficoltà, perché anche lei da Presidente di una commissione donna è stata veramente molto molto ostacolata all'inizio. Adesso ha trovato finalmente anche lei un suo grande equilibrio ed è riuscita a mantenere la pazienza con certi colleghi che veramente non la meritavano. In ogni caso, in questo momento è pronto questo testo unico, ci sono anche numerosi aspetti etici, diciamo, da parte dei consiglieri da conservare, anche rispetto alle proprie indennità, insomma ci sono diverse riflessioni su cui però già Caroppo ha detto che vorrà presentare degli emendamenti per eliminarli. Io voglio... Però l'etica si insegna per legge, l'etica difficilmente una legge poi riesce a... Allora, io ritengo questo, che la politica possa imporre in qualche modo l'etica e l'onestà per legge, ma perché sia una conquista eterna serve davvero una rivoluzione culturale. Su questo io non ho nessun dubbio. Certo, è bello quando l'esempio parte proprio da chi dovrebbe fare le leggi per tutti gli altri, quindi l'atto, diciamo, di legalità per eccellenza, se vogliamo. Tra tutte le proposte contenute nel testo unico per la legalità, io sono anche grata alla Presidente Rosa Varone perché ha inserito un aspetto legato a una proposta che le avevamo fatto noi, in particolare il potenziamento dell'osservatorio sui lavori pubblici regionale. È una proposta di legge che avevo depositato e che ovviamente non sarà mai calendarizzata perché la calendarizzazione è prerogativa di 5 componenti dell'ufficio di presidenza che sono di destra e di sinistra, però siamo riusciti adesso a inserirlo nel testo unico per la legalità ed è un ottimo contributo per fare un'osservazione più diretta e più puntuale sulle gare pubbliche e le gare quindi di appalto che vengono fatte nella nostra regione. Tenendo però conto che da che anche l'ufficio di presidenza è istituzione, l'istituzione come tale va tutelata, poi si può discutere di come la si porta avanti, ma l'istituzione dell'ufficio di presidenza tale resta. Sì, certo, non vogliamo eliminare l'ufficio di presidenza. C'era una stilettata tra le righe? No, diciamo siamo un po' colpiti dal fatto che dall'ufficio di presidenza hanno tenuto fuori il Movimento 5 Stelle, che è la prima forza di opposizione in questo Consiglio regionale. E soprattutto è incredibile come numerose nostre proposte di legge non sono calendarizzate. Penso alla proposta di legge sui vitalizi, è lì da maggio 2016 e ancora non viene deciso il giorno in cui deve arrivare in commissione e poi in consiglio per essere votata. Quindi ovviamente l'istituzione va rispettata, ma le persone che compongono e che sono membri insomma di questa istituzione devono prima di tutto loro rispettarla. La legge sulle lobby in qualche maniera vi risarcisce o vi rincuora rispetto a quello che dicevamo prima sul testo unico? È una legge dell'anno scorso, ma che qualche settimana fa ha visto un'ulteriore messa a punto in giunta. Sì, sicuramente insomma è un provvedimento positivo, tant'è vero che noi non ci siamo opposti a dimostrazione che non guardiamo da chi arrivino le proposte, ma le guardiamo nel merito e quando sono positive il Movimento 5 Stelle le vota a favore anche se dovessero provenire appunto dai partiti di destra o dai partiti di sinistra. In particolare questo provvedimento era perfettamente in linea con quanto abbiamo già fatto in Parlamento nella scorsa legislatura, perché il nostro Luigi Di Maio, all'epoca vicepresidente della Camera, fu uno dei principali autori del regolamento sulle lobby anche in Parlamento, perché permette in questo modo alla politica di ricevere visite, incontri anche di specifici portatori di interesse, ma in maniera assolutamente trasparente. Citava Di Maio, tra l'altro citavamo l'inizio della prossima settimana, in notizia di qualche ora fa, proprio lunedì potrebbe arrivare il piano di ArcelorMittal su Ilva. Attendiamo dunque una data cardine e lo stesso vice premier in questa fase dice teniamo tutte le strade aperte perché anche quella dell'annullamento della gara di assegnazione in autotutela potrebbe essere praticabile. Poi a monte decide la legge, ma in questa fase il quadro è questo. Sì, io sono molto colpita dalla sensibilità che sta dimostrando il nostro ministro Di Maio. Già
con lui sono entrate in Parlamento, in aula, le voci e le storie di numerosi genitori tarantini che hanno purtroppo visto perdere i loro figli. Questa sensibilità è evidente anche perché, ripeto, sta portando la loro voce nelle istituzioni. Qualche giorno fa ha anche pubblicato la fotografia di un'immagine veramente infernale di Taranto. Ha detto una cosa molto importante, secondo me, che qualunque decisione lui prenderà, questa decisione risponderà solo alla sua coscienza e ai cittadini tarantini e soltanto a loro. Questo mi consola e mi ricorda, insomma, che il Movimento 5 Stelle ha anche nel contratto di programma la chiusura delle fonti inquinanti e la riconversione economica per Taranto. Stiamo a vedere come si evolve, stiamo a vedere, certo, anche lunedì quale piano, se lunedì dovesse essere, quale piano presenterà ArcelorMittal per traghettare da qui al futuro il futuro del siderurgico, ma anche di un'intera area e di un'intera regione. Difatti si tratta di una questione nazionale a tutto tondo, non è un fatto di Taranto, non è un fatto soltanto pugliese, quella è una questione della quale prima ci si fa carico tutti come nazione e meglio è. Nel frattempo a settembre l'Assise regionale torna a riunirsi, lo fa con due vostre proposte di legge. Mi fa piacere perché sono anche qui due problemi, insomma, in qualche modo da gestire, il bullismo, il cyberbullismo. La proposta della nostra Grazia Di Bari avrebbe dovuto essere affrontato qualche giorno fa, anche quella in realtà sull'immigrazione di Bozzetti, poi però le priorità del Consiglio sono state altre. C'è stata anche una proposta nostra recentemente approvata sulla relazione di fine mandato, ce ne sono tante altre, insomma, ancora nel cassetto. Io non vedo l'ora di affrontare queste questioni. Tra l'altro c'è anche un'altra questione importante da affrontare a settembre, entro il 30 settembre, che è il bilancio consolidato, cioè il bilancio della regione insieme però unito a tutti quelli anche delle sue partecipate, e lì ne vedremo delle belle perché andremo a vedere anche che fine ha fatto in qualche modo il debito fuori bilancio che abbiamo pagato. Abbiamo dato 10 milioni ad Aeroporti di Puglia per evitare, insomma, grossi problemi al suo bilancio riferiti al fatto che a un certo punto non avesse più pagato l'IVA nonostante se la fosse scaricata rispetto a quei contratti con Ryanair. E quindi a settembre sicuramente gli appuntamenti sono molto importanti. Lei ci riproverebbe con Tremigliano se glielo dovessero chiedere? Poi è chiaro, si passerà dalle regionarie, dalle comunarie, dal vaglio dell'online, ma se glielo dovessero chiedere? Certo, certo, noi siamo, cioè tutti noi siamo pronti, io anche sono pronta, qualunque cosa, insomma, gli iscritti del Movimento vorranno, io farò molto volentieri. Non vedo l'ora, anzi, che questa regione in realtà abbia un governo del Movimento 5 Stelle. Si può fare, servirà l'impegno di tutti e soprattutto dobbiamo veramente cercare di dare una svolta a questa nostra regione su tanti settori, a partire dalla sanità a quello dell'agricoltura. Io voglio ricordare che ci sono ancora degli agricoltori in attesa dei fondi del PSR, che è una questione scandalosa, cioè solo il 10% è stato utilizzato, somme incredibili che arrivano dall'Unione Europea e che rischiamo di dover restituire. Il governatore disse qualche tempo fa: questo non è il mio PSR, è un PSR che ho trovato già in corso d'opera e che evidentemente aveva in sé troppe aspettative rispetto a quello che era il reale spazio di manovra. In realtà non può uscirsene così semplicemente, il PSR è 2014-2020, quindi sicuramente lui poi tra l'altro l'ha rivisto e lo ha risistemato con la sua giunta poco dopo essere stato eletto, quindi è ovvio che è qualcosa che eredita, ma in realtà deve andare avanti assolutamente, perché non si capisce come mai gli agricoltori hanno sempre avuto a disposizione queste risorse e adesso invece, certo con tanti limiti anche negli anni passati, però adesso il blocco è pressoché totale e questo non è pensabile per un settore come quello agricolo che è fondamentale in Puglia. L'auspicio alla promessa con la quale ci vogliamo ritrovare a settembre? Sicuramente che noi ci daremo da fare ancora di più, ogni mese insomma ci diamo da fare sempre di più rispetto al mese precedente, crescendo e lavorando sempre di più nei nostri uffici riusciamo a fare azioni sempre più incisive. In questo momento stiamo osservando molto da vicino, vi sarà capitato di guardare questa nostra azione, i nuovi costi per la sede, per la nuova sede del Consiglio regionale. Su questo io sto presentando una mozione urgente adesso, prima della pausa estiva. Beh, lo ha fatto anche davanti alle autorità preposte, certo, senza passare dalle aule. Sì, su quello ho fatto un esposto immediatamente, ma la Regione può immediatamente fermare il pagamento ai progettisti. In realtà 8 milioni sono stati già pagati, può interrompere il pagamento ulteriore fino ai 12 milioni e iniziare a chiedere indietro i soldi già stanziati, già anzi liquidati.
Quindi quello che io auspico veramente per settembre è che riprendiamo con un consiglio che ha approvato questa mozione, meglio se all'unanimità, ma l'ha approvata e quindi ha iniziato a restituire ai pugliesi queste risorse che veramente sono sparite in una maniera ignobile, con un appalto destinato ad entrare nei manuali e a fare storia per l'obbrobrio, ecco, che ha rappresentato. Quindi in zona Cesarini, prima del bilancio a questo punto, perché poi chiuso il bilancio si chiude anche la stagione, una mozione ad hoc per riprendere quel filo in quel di settembre. Sì, è una mozione urgente che presenteremo, ovviamente servirà l'unanimità nella conferenza di capigruppo, ma siamo certi che da parte loro non ci sarà nessun veto. Bene, io su questo siamo certi, qualche dubbio lo leggevo, grazie per essere stati in nostra compagnia, buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie altrettanto, arrivederci.